Ogni giorno sentiamo parlare di gente stressata, bambini stressati, cani stressati, persone stressate, a tal punto che ci siamo fatti l'idea che lo stress sia una malattia immaginaria. Ma lo stress è una malattia vera e propria e di stress si può anche morire. Bassi livelli di stress, quello che viene definito eustress, possono portare a risultati positivi. Ma uno stress prolungato, per lungo periodo di forte intensità, può portare a quello che è l'esaurimento nervoso, anche detto burnout. Problemi fisici legati allo stress vanno da gastriti, reflusso gastroesofageo e problemi nel sonno. Ma a livelli più gravi possono portare anche a problemi di ipercolesterolemia, problemi cardiovascolari e diabete di tipo 2. Una buona e corretta attività fisica legata a momenti di pausa, quali possono essere una sauna, un bagno turco o anche semplicemente sedersi un momento in un parco a guardare il cielo, possono permettere di abbassare i livelli di stress. Alcuni alimenti permettono di migliorare la qualità del nostro sonno perché diminuiscono il livello di gastrite e di reflusso e questo ci permette di riequilibrare i nostri ritmi circadiani fondamentali per smaltire il nostro eccesso di stress. Anche l'attività sessuale ci permette di abbassare i livelli di stress, oltre ad avere effetti positivi sia a livello ormonale che cardiaco. Modificare e dare la giusta importanza al nostro rapporto con il lavoro, con le ambizioni, con gli impegni, con i sogni, può permetterci di evitare di avere una vita stressata. Noi lavoriamo per vivere, non viceversa, ed è fondamentale capire che un ambiente che ci tiene sotto pressione, un lavoro che non è gratificante, un impegno che ci obbliga ad essere reperibili 24 ore su 24, non solo non migliorano la nostra produttività, ma anzi vanno ad influire negativamente sul nostro stato di salute. Dobbiamo fare pace con il lavoro che facciamo se non abbiamo possibilità di cambiarlo, ma dobbiamo ricordarci che lo stress è una malattia e di stress si può morire. E questo non lo dico io, lo dice la scienza.